Se pensiamo che dietro un caffè ci sia solo un momento veloce di break o fonte di energia, ci sbagliamo di grosso. Dietro il pregiato chicco scuro c'è un vero e proprio mondo fatto di diverse tipologie di aromi, gusti e modalità di estrazione per degustarlo al meglio, con sapori particolari e diversi. Per questo un pomeriggio dedicato all'arte del caffè e le sue particolarità. Questo è il centro della manifestazione che si è svolta presso il bar Insolito Caffè a Siracusa, un'iniziativa che ha dato la possibilità di conoscere e degustare caffè dagli aromi intensi e diversi a secondo dall'estrazione effettuata. Questa manifestazione è voluta da Comunica Caffè, una casa editrice che ha organizzato un evento a Milano che si chiama Milano Caffè, dove 70 aziende, più di 70 aziende hanno ideato degli eventi proprio avvicinando chi? I coffee lovers, quindi gli amanti del caffè, gli appassionati. Vengono organizzate degli showroom dove appunto viene data la possibilità di degustare delle tipologie di estrazione di caffè con metodi diversi. Queste tipologie di estrazioni che stiamo proponendo qui oggi presso il Caffè Insolito di Giuseppe Fiorini, che è il campione italiano di latte art, e appunto abbiamo fatto una tipologia di estrazioni utilizzando che cosa? Intanto delle monorigini, anche delle speciality coffee, e utilizzando dei sistemi diversi, dal Chemex, dal Siphon, dal V-Systis e dal Airpress, direttamente con tipologie appunto di caffè di alta qualità. Ricordo che anche qui oggi, presso l'Insolito Caffè, il bar di Giuseppe Fiorini in via Mosco 40, abbiamo presentato la terza edizione dei corsi di formazione riservati ai docenti degli istituti alberghieri di tutta Italia. La nuova edizione dei corsi dove Giuseppe Fiorini appunto è stato selezionato dall'associazione Mangiare Bene Non Solo proprio per formare i docenti, il corpo docenti degli istituti alberghieri di tutta Italia. Un pomeriggio che al bar Insolito Caffè ha riunito tanta gente che con curiosità hanno partecipato all'iniziativa che parte da Milano e arriva anche a Siracusa e che ha preso vita grazie al campione italiano di latte art che di una passione ne ha fatto arte, professione e insegnamento. È stata la mia grande passione e il mio perseverare per questo obiettivo. All'incirca comunque 4 anni per diventare campione italiano di latte art. Poi successivamente ho avuto anche la fortuna di rappresentare l'Italia a Shanghai, al mondiale tenuto a Shanghai, classificandomi al 7° posto al mondo. Ho raffigurato uno struzzo con la tecnica free pouring, quindi versaggio libero solo con lattiere e polso. L'altra figura che ho raffigurato è il cupido con la tecnica etching, quindi sempre una base in free pouring e successivamente la vado a rifinire utilizzando strumenti.